Ok, non so quanto sarà lungo e quanto sarà noioso questo video. Io voglio cercare di fare meno tagli possibili, ma era necessario dare un'impronta semiprofessionistica alla cosa con qualche grafica, qualche schermata che va aggiunta post registrazione, ovviamente. Intanto, qualche premessa. Questo video è per i 20.000 seguaci sul mio profilo Instagram. Potete seguirmi su Instagram, mi fa molto piacere. Stiamo andando molto forte anche lì. E seconda cosa, vi chiedo una cortesia. Allegri può piacere sia come uomo che come allenatore e che proprio come persona vera e propria. Cerchiamo di limitare il più possibile i commenti Allegri vattene, Allegri sei un idiota, Allegri sei un deficiente, non capisci un cazzo di calcio. Perché che non capisca un cazzo di calcio veramente è una palese bugia. La Juventus non l'avrebbe tenuto per 5 stagioni, non starebbe pensando di confermarlo. Ovviamente ci sono dei ragionamenti in corso e non lo pagherebbe quello che prende ogni anno. Magari che non capiamo un cazzo siamo noi. Poi ovviamente apprezzo sempre chi ha l'idea opposta alla mia, ma è in grado di argomentare qui sotto nei commenti, creiamo sempre discussione, ma commenti del genere veramente lasciano il tempo che trovano. Volevo provare a fare con la mia cartellina, con tutti i miei appunti presi giù da Wikipedia in maniera dettagliata, un breve resoconto di quello che è stato il mercato da quando Antonio Conte non è più l'allenatore della Juventus e da quando invece lo è Massimiliano Allegri. Il primo anno, 2014-2015, abbiamo avuto queste entrate: Evra, Coman, Pereira, Romulo, Morata e Sturaro, per un totale di 35 milioni di euro spesi. Sturaro è costato 9 milioni, Morata è costato 20 milioni. Coman è arrivato a parametro zero, Pereira è stato preso in prestito, quindi sarà successivamente nel prossimo bilancio, e Evra è stato pagato poco meno di 1,5 milioni di euro. Hanno salutato invece Quagliarella, 3,5 milioni di euro, Vucinic, 6,3 milioni di euro, Peluso, 4,5 milioni di euro, Isla è andato via in prestito e Osvaldo è andato via a parametro zero, per un totale di 15 milioni di euro. Come possiamo vedere, la prima stagione di Allegri si apre così, con qualche acquisto, ok, qualche nome di rilievo, come Evra, che è stato un giocatore molto importante perché la Juventus a livello di terzino sinistro era un po' scoperta, non riusciva bene a far quadrare la rosa con i giocatori a disposizione. Coman, che è arrivato a parametro zero dal PSG ed è stato un grande colpo perché ha permesso di fare una plusvalenza importante dopo la cessione al Bayern Monaco, ma la vedremo in seguito. Pereira, che è stato un ottimo centrocampista in grado di dare fiato, di far rifiatare i titolari che erano ovviamente una spalla in più, e probabilmente Pereira ha avuto anche questa sfortuna di essere arrivato alla Juventus in un momento in cui la Juve aveva veramente uno dei centrocampi più forti d'Europa, se non il più forte in assoluto, anche se ovviamente c'era ancora quel Barcellona che ci ha battuto in finale di Champions che pressava. Romulo, va bene, ne sappiamo tutti. Morata è stato un giocatore molto importante per la Juventus, non devo fare nessun tipo di riassunto, e Sturaro che è stato un ottimo gregario che poi ha dato i suoi frutti. Sturaro ha pagato comunque 9 milioni di euro arrivato a gennaio. Come possiamo vedere, la Juventus ha speso 20 milioni di euro. Adesso sto cercando di facilitare un po' tutto, non voglio fare una lezione di economia, quindi ho arrotondato il più possibile, non ho messo gli ingaggi, ho solamente fatto uno schema per capire quanto è stato speso e quanto è stato guadagnato stagione per stagione. Quindi il bilancio è 35 spesi e 15 incassati grazie alle cessioni. Solamente 20 milioni di euro sborsati il primo anno. Poi ovviamente c'è stata la finale di Champions e qua c'è stato un bel ricambio generazionale, perché la Juve ha perso tanti giocatori, ha dato via tante facce che in questi anni avevano fatto la differenza, come Pirlo a parametro zero, come Vidal a 40 milioni, come Llorente a parametro zero, come Tevez a 6 milioni e mezzo di euro. Ovviamente Tevez aveva chiesto la cessione, è stato accordato insieme al Boca Juniors, dove poi è andato a chiudere la carriera, salvo quella breve parentesi cinese. Allo stesso tempo hanno salutato anche Storari, Ogbonna per 11 milioni, Isla, sempre in prestito, Isla continuava ad andare fuori, dentro, Marrone, Pepe, un altro che è stato utile alla causa ma che non aveva più niente da dare alla Juventus, lo stesso Romulo che era arrivato l'anno prima è stato ceduto, e Coman, di cui parlavamo, è stato ceduto per 28 milioni di euro, quindi è stata sicuramente un'ottima plusvalenza. Le uscite sono state di 85 milioni di euro, quindi un'uscita veramente molto molto importante per la Juve, che però ha dovuto rifondare, cercare di creare un po' una squadra nuova. Ha preso Neto a parametro zero, quindi 0 milioni di euro. Alexandro, 26 milioni di euro dal Porto, un terzino sinistro sconosciuto che arrivava. Ha fatto bene nei primi anni, ha fatto benissimo subito, salvo poi perdersi in questi ultimi anni, ma anche di questo parleremo magari anche in un altro video.
è arrivato Rugani, una vecchia con proprietà che era stata decisa qualche anno prima, e poi quindi era arrivato il momento di far finire il prestito all'Empoli, farlo tornare alla Juventus, dove l'Empoli aveva fatto molto bene alla guida di Maurizio Sarri, formava un'ottima coppia difensiva con Tonelli. È arrivato Cuadrado in prestito, stesso discorso per Pereira, sarà nel prossimo bilancio. È arrivato Hernanes, che è costato 13 milioni di euro. È arrivato Chiedira, a parametro zero, tuttora presente in rosa. È arrivato Lemina in prestito, è arrivato Pereira, ovviamente 14 milioni del riscatto dell'anno scorso, ricordate, è arrivato Paolo Dybala, 40 milioni di euro complessivi, è arrivato Super Mario Mandzukic, 21 milioni di euro dall'Atletico Madrid, ed è arrivato Zaza per 18 milioni. Su Zaza bisognerebbe tornarci un attimo sopra, è stata una trattativa complicata, è stato prima comprato a parametro zero, poi venduto, poi riscattato. Per semplificare le cose sto cercando di fare così, quindi 130 milioni di euro spesi dalla Juventus in questo mercato. Sono 5 milioni di euro di differenza, però come già detto la Juventus doveva rifondare, doveva ripopolare la squadra con dei giocatori più giovani rispetto a quelli che erano stati ceduti, e ovviamente era arrivata in finale di Champions, quindi aveva del liquido, aveva del denaro da parte da spendere. Non è un caso che l'anno prima, avendo fatto una brutta Champions League ovviamente prima del 2014-2015, quindi l'ultimo anno di Conte, le spese sono state soltanto di 35 milioni e l'anno dopo sono state di più di 100-130. Anche è vero che ovviamente ci sono stati 70 milioni di euro in più in uscita, però è importante sottolineare questa cosa, perché tanti dicono che arrivare in finale di Champions e non vincerla non importa. Sì, sono d'accordo, perché a livello di tifoseria, da tifoso, la voglio vincere, la Coppa non mi importa arrivare in finale di Champions e poi non vincere, però ovviamente a livello economico si sente, ma anche i giocatori che si sentono più stimolati ad andare in una squadra che ha appena disputato una finale di Champions League, che tra l'altro quella della Juve col Barcellona, fino a un certo punto, a pochi minuti dalla fine, a 20-30 minuti dalla fine, la Juventus era entrata nel giro per provare a vincere la Champions veramente. La fortuna grossa di Allegri, per quanto mi riguarda, è stata di arrivare nel 2014-2015 una squadra forte, veramente forte, consolidata da Conte e ritoccata da Allegri, anche con gli innesti, come abbiamo visto, di Evra e soprattutto di Morata. Però c'era uno scheletro di una squadra molto 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 forte. Probabilmente Allegri non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto Conte il primo anno, nel 2011-2012. Quello di Conte è quasi un miracolo sportivo. Allegri è più bravo a trovarsi i giocatori e poi cercare di collocarli un po' dove capita a seconda di quello che ha a disposizione. Conte era un po' diverso, Conte aveva le sue idee in testa, non aveva dei veri e propri moduli di riferimento, non era amante dei numeri, però sapeva che doveva giocare magari col centrocampo a tre, magari sapeva che doveva giocare con gli esterni, magari sapeva che doveva giocare con due attaccanti molto vicini, se giocava col tridente uno doveva fare tutta fascia. Aveva delle idee, dei dettami un po' diversi da quelli di Allegri, ma Allegri è sempre stato in grado di ricucire, tagliare, inventare. Probabilmente però Allegri non avrebbe vinto lo scudetto contro il Milan di Allegri, anche perché avrebbe dovuto allenare due parti contemporaneamente, sarebbe stato complicato. Ah, piccola nota a piedi pagina: nel 2015-2016 la Juventus non partì bene, dopo 10 giornate si trovava all'11° posto, e questa campagna di rifondazione, questa campagna di modifica generale della squadra fu vista di non buonissimo occhio. Questa Juventus non riusciva a trovare uno schieramento tattico, perché l'anno prima in Champions League c'era arrivato con il rombo, ha venduto Pirlo e Vidal, che erano due grandissimi giocatori, ha venduto Tevez, che era la macchina che faceva muovere il reparto offensivo, e quindi la Juve si è un po' persa. Hanno cercato di ricostruire ancora una volta partendo dal rombo a centrocampo, non ci sono riusciti, perché la Juventus, anzi Allegri, voleva un trequartista di livello, di ruolo, di posizione, di esperienza, voleva Isco, e Isco è stato un nome ricorrente quell'estate, e alla fine arrivò Hernanes, quindi capite bene che non è stata proprio la stessa cosa. La Juventus è ripartita subito dal 3-5-2, ha vinto la Supercoppa contro la Lazio, poi in campionato non è andata bene con il 3-5-2, quindi ha provato ancora una volta il rombo, non è andata bene con il rombo, complice anche l'infortunio di Marchisio, Pogba, che non era sempre disponibile così, e quindi è passata al tridente. Era arrivato Cuadrado, c'era Coman, che non si capiva dove farlo giocare, infatti Coman è stato ceduto subito, all'inizio del campionato ha giocato la Supercoppa e la prima in campionato, poi è stato ceduto. Cuadrado era un esterno e non si capiva dove collocarlo in una squadra che era stata costruita per tornare a giocare ancora una volta con il rombo, e quindi c'era qualche punto interrogativo. Per questo che vi dico che Allegri probabilmente è più bravo a inventare. E questa è la stagione in assoluto più simile a quella che abbiamo appena visto, quella del 2018-2019, perché la Juve ha tanti giocatori in rosa, proprio come quell'anno,
e non c'è un vero e proprio ruolo, non c'è un vero e proprio modulo di riferimento, quindi Allegri è stato costretto più volte a cambiare la formazione senza mai trovarla, né nel 2015-2016 si è dovuto fidare al 3-5-2, né in questa stagione appena conclusa in cui ha dovuto veramente cambiare spesso tantissime volte il modulo. E sono state paradossalmente le due stagioni in cui abbiamo visto le due Juventus più brutte. Questo è un campanello d'allarme da sottolineare, da tenere in considerazione in vista del prossimo mercato e della nomina del prossimo allenatore, perché sarà sicuramente importante andare a capire come sarà fatto il mercato, in previsione di cosa, in funzione di cosa e per quale allenatore, per quale modulo, per quale sistema di gioco. Passiamo al 2016-2017. In questa stagione la Juventus cerca il passo in avanti e addirittura registrerà gli ingressi più alti da quando c'è Allegri sulla panchina della Juve, 220 milioni di euro spesi soltanto in questa stagione. È arrivato Benatia, 20 milioni di euro, è arrivato Dani Alves a 0, è arrivato Pjanic a 32, è arrivato Cuadrado, anzi è ritornato Cuadrado, è stato riscattato, 25 milioni totali con anche il prestito dell'anno prima. È arrivato Higuain, 90 milioni di euro, clausola rescissoria pagata al Napoli, Higuain che veniva da 36 gol in 35 partite l'anno prima, record assoluto di marcature in Serie A. È arrivato Marco Piazza, che sembrava un giovane di eterne promesse, 23 milioni di euro. Questi sono stati veramente gettati al vento con il senno di poi, purtroppo, perché il ragazzo si è rivelato molto fragile. È arrivato Rincon a gennaio, 9 milioni. È stato pagato Caldara, 20 milioni. Il giocatore è pagato tanto Caldara, è messo lì a caso, poi è stato rivenduto quest'estate, ma 20 milioni di euro sono soldini. Ed è arrivato Moise Kean a 0, perché era già un giocatore del vivaio della Juve. 220 milioni di euro spesi. Se n'è andato Cáceres a 0, insieme a Rubinho a 0, Paduin a 0, Pereira è stato rivenduto a 15 milioni di euro, meno male, siamo rientrati delle spese. Ovviamente, soprattutto, è stato venduto Pogba a 110 milioni di euro al Manchester United, 105 più 5 mi pare di bonus, una cosa del genere. Morata, 30 milioni di euro, c'era già un accordo con Real Madrid, Alvaro alla Juventus per 20, e poi a seconda dell'anno in cui il Real Madrid avrebbe potuto effettuare il controriscatto, l'ha effettuato nell'anno in cui costava 30, quindi la Juventus ha fatto solamente 10 milioni di euro di plusvalenza da Alvaro Morata, ed è un giocatore che probabilmente fosse rimasto alla Juve avrebbe fatto tutt'altra carriera e la Juventus avrebbe sarebbe stata contenta di avere Alvaro Morata ancora a disposizione, però ha fatto questa scelta il Real Madrid, forse rovinando anche un po' le aspettative e la carriera del giocatore. E abbiamo ceduto Zaza per 23 milioni di euro, anche qua torno a dire per Zaza un po' un discorso complicato. Le uscite sono state di 180, sempre arrotondando, sempre a grandi linee, sono numeri che potete trovare su Wikipedia, potete andare a controllare, però ho cercato di fare degli arrotondamenti per fare dei conti fatti bene, senza decimali e roba del genere. Quindi 40 milioni di euro di differenza. Io ricordo che quest'anno si diceva che era giusto andare a vendere Pogba per andare a comprare Higuain, perché Pogba non voleva più rimanere alla Juventus, sia perché Higuain era un giocatore diverso a Pogba, non era un centrocampista. La Champions League si vince facendo gol, la Champions League si vince con gli attaccanti. Sono tutte le stronzate che io e gli altri giornalisti e gli altri youtuber e gli opinionisti diciamo tutti gli anni quando c'è il mercato, diciamo delle stronzate. La Champions League si vince con l'attacco, la Serie A si vince con la difesa. La Champions League e la Serie A si vincono se si hanno i giocatori, se si ha gli allenatori, se si ha la fortuna, se si ha il calendario, un insieme di cose. Non c'è mai una regola che dice che se hai l'attaccante vince, l'abbiamo visto quest'anno con Cristiano Ronaldo, non c'è mai una regola che dice se hai la difesa vince, e l'abbiamo visto in tanti anni di Serie A. Poi certo è più facile che la vinci con un attaccante forte, certo è più facile che la vinci con la difesa forte, bla 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 bla. Però non esiste una regola vera e propria. Però si diceva, è giusto, Pogba vuole andare via, è più facile fare gol con un attaccante piuttosto che con un centrocampista. Purtroppo, proprio in questa stagione, quando se n'è andato Pogba e quando è arrivato Pjanic, sono iniziati i problemi veri e propri a centrocampo. Perché se la Juventus della stagione 2016-2017 riusciva in qualche modo ad avere un gioco più fluido, un gioco di lanci, un gioco più preciso, grazie al centrocampo di qualità, grazie anche a Paul Pogba, grazie a Marchisio, grazie a Khedira, grazie a Pirlo, grazie a Vidal, grazie a Dybala che veniva a fare il centrocampista aggiunto e poi Mandzukic o Morata che facevano gli attaccanti, è cambiato qualcosa. È indubbio, è cambiato qualcosa, c'è meno qualità, c'è meno verticalizzazione, c'è meno fisicità, è cambiato veramente tutto. Mi dispiace tanto, perché anch'io ero convinto che la mossa giusta fosse andare a prendere Higuain, avevo ancora davanti agli occhi le bellezze fatte a Napoli nell'ultima stagione, invece non è andata proprio benissimo, lo sappiamo bene, però
Questa Juve poi infatti ha accusato il problema del centrocampo e Allegri giustamente gli è venuto un'ottima idea di saltare il centrocampo a 3, di non far più giocare la Juventus col centrocampo a 3. Complice anche Marchisio che continuava a essere sempre infortunato, sempre meno forte. Cos'è successo? 4-2-4, 4-2-3-1 con Mandzukic a sinistra, con Cuadrado a destra, con Higuaín in prima punta, con Dybala dietro le punte, a centrocampo Pjanic e Khedira e la difesa sempre un po' da inventare, da assemblare. È stata un'ottima idea, perché la Juventus anche quell'anno lì è arrivata in finale di Champions, è riuscita nel suo intento, aveva un centrocampo scarso e quindi cosa ha fatto? Ha deciso di cercare di prendere i punti di forza della squadra, di far giocare i giocatori in posizioni intelligenti, anche se non era proprio il proprio ruolo, perché Mandzukic non è assolutamente un esterno di sinistra, perché Dani Alves a fargli fare certe cose non è stato facile, perché Pjanic e Khedira nei due di centrocampo, se ci penso adesso con i Pjanic e Khedira che ci sono adesso, vabbè, a parte che Khedira non riesce più neanche a fare lo scatto, e Pjanic per quanto possa correre ha bisogno di uno che gli copra certi spazi anche quando va su, quando va a impostare. Quindi se ci penso adesso era una squadra strana, una squadra però efficace, non era neanche tanto brutta da vedere, perché mi ricordo diverse belle partite, mi ricordo quel giorno in gennaio quando Allegri lo provò con la Lazio, io ero entusiasta di questa cosa perché finalmente la Juventus era volta all'attacco, finalmente era la squadra che quando è arrivato Higuaín dicevamo oh finalmente con questa squadra e con uno che fa gol, perché Higuaín faceva gol rispetto a tutti gli altri che avevamo avuto davanti negli altri anni. Parte magari Tevez che ne ha sempre fatti una sporta, però Morata non è un centravanti, Mandzukic non è proprio un centravanti, Higuaín vedeva la porta, Higuaín faceva gol. Quindi eravamo contenti di avere quattro attaccanti in gioco, più Dani Alves, più i terzini che spingevano, eravamo contenti, eravamo felici. Finale di Champions, persa ancora una volta per colpa di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, però la Juventus l'anno dopo ha provato a rifarsi, no? Ha preso Pinsoglio, ha preso Szczęsny, 15 milioni di euro, ha preso De Ciglio, 13 milioni di euro, nello scambio con Bonucci, ricorderete tutti, ha preso Ouedes in prestito, Bentancur 13 milioni di euro, che rientrava nell'affare Tevez con il Boca Juniors. Dove siamo? Siamo qua. Ha preso Douglas Costa in prestito, quindi ancora una volta, prossima stagione ci sarà il bilancio. Ha preso Bernardeschi a 45 milioni, ha preso Matuidi a 30 milioni, per un totale di 120 milioni di euro spesi. Quindi un po' come l'ultima finale di Champions, sì, è stato speso un pochino, è stato speso meno rispetto all'anno precedente, è stato speso meno rispetto anche all'altra finale di Champions, ma qui non c'era bisogno di rifondare, c'era bisogno di andare a prendere i giocatori per puntellare. Interessante vedere che arrivano Douglas Costa e Bernardeschi qua. Quindi la Juventus ancora una volta si conferma una squadra che vuole attaccare, che vuole fare la partita. Allegri è convinto, il futuro della Juventus è con gli esterni. Peccato solo che questa sarà l'ultima stagione di Higuaín, e quando giochi con gli esterni ti serve anche un centravanti di ruolo che faccia gol. Ovviamente questa era l'idea, poi complice anche il centrocampo, come abbiamo detto, non più forte come negli anni precedenti, si è cambiato un po'. 120 milioni di euro spesi, sono usciti, vabbè, De Ciglio, vabbè, Neto 6 milioni di euro, vabbè, Bonucci 42 al Milan, è tornato a casa. Dani Alves è rescisso perché non si era trovato bene, mi dispiace, un bel giocatore, ma probabilmente con la filosofia Juve poco aveva a che vedere. Mattiello va bene, è andato via, Lemina è stato venduto a 20 milioni di euro e Rincon è stato rivenduto a quei 9 che era costato, quindi va bene, pareggio di bilancio. 80 milioni di euro, anche qua 40 milioni di euro spesi in totale per questa campagna acquisti. Non è stata una bella Juve, non mi è piaciuta, almeno all'inizio sì, poi verso la fine si è rotto qualcosa, abbiamo rischiato di perdere lo scudetto e da questo momento in poi, esattamente da questo momento in poi, abbiamo iniziato a non vedere più la Juve giocare a calcio. È successo qualcosa, probabilmente non si riesce più a capire come mettere giù i giocatori, sebbene la squadra sia costruita assolutamente in questa stagione per giocare con il 4-4-2, con Dybala e Higuaín vicini, con Bernardeschi, La Costa, Mandzukic, Cuadrado, Alessandro, chi volete sugli esterni, con quattro difensori, con due mediani, con due centrocampisti, con l'arrivo anche di Bentancur che potrebbe imparare qualcosina, con il famoso Khedira, con Marchisio, con Pjanic. Però Juve non riesce a esprimere il proprio gioco, non va benissimo e qualcosa qua si rompe. Ce lo portiamo dietro fino a quest'anno, 2018-2019. Perin 15 milioni, Bonucci per Caldara alla pari, quindi ne parleremo. Caldara che torna dentro a fine prestito, ricorderete, lo pagammo 20 milioni qualche stagione fa. Spinazzola, fine prestito, era nostro, quindi niente da dichiarare. Cancelo, 41 milioni, attenzione, spesa grossa questa qua. Emre Can arriva a parametro zero, Douglas Costa riscattato a 46 dell'anno precedente. Favilli riscatto 8 milioni di euro per qualche strana ragione, perché poi ovviamente l'abbiamo rivenduto. Ronaldo 100 milioni di euro dal Real Madrid e Cáceres meno di 1 milione di euro dalla Lazio a gennaio. Vabbè,
l'ho messo per dovere di cronaca, 210 milioni di euro spesi. 210 milioni di euro spesi è in assoluto il secondo valore più elevato dopo il 2016-2017, dove abbiamo comprato Higuain, dove abbiamo venduto Pogba, però qua non c'è stata una cessione alla Pogba. Attenzione, la grossa differenza è quella lì, perché va bene, sono usciti Audero, 20 milioni per fortuna, che sono usciti, sono arrivati questi soldi dalle cessioni di giocatori meno importanti. È uscito Buffon a zero, è uscito Samoah a zero, è uscito Caldara, scambio alla pari con Bonucci, è uscito Risteiner a zero. Cioè veramente i giocatori che hanno fatto la storia di questa Juve se ne sono andati a zero, perché purtroppo non avevano più niente da dare, perché avevano degli ingaggi pesanti, perché comunque erano vecchi ed era giusto lasciare spazio a qualcun altro. Mandragora, 20 milioni, stesso discorso fatto per Audero. Marchisio a zero, un altro della vecchia guarda che ci lascia e ci spezza il cuore. Sturaro, 16 milioni, nonostante fosse stato pagato 9, c'è stata una bella plusvalenza, bravi. Faviglia 5, qua non c'è stata plusvalenza, però il Cagliari, scusate, il Genoa potrebbe riscattarlo. Cerri, 9 milioni di euro. Piazza in prestito, ne abbiamo parlato, quei soldi purtroppo sono andati persi, non torneranno più indietro, perché Piazza si è spaccato ancora una volta il ginocchio e mi dispiace tanto per il ragazzo, perché sembrava molto forte. E poi qua c'è la postilla Higuain, perché è costato 9 milioni, anzi ci ha fatto guadagnare 9 milioni di euro per il prestito al Milan, 9 milioni di euro per il prestito al Chelsea. Il suo cartellino ne vale ancora 36, il Chelsea potrebbe riscattarlo, di questo parleremo prossimamente perché ci sono delle novità. Sembra vicina, il Chelsea sembra vicino all'acquisto del cartellino di Higuain. Benatia 10 milioni di euro a gennaio, quindi c'è stata un guadagno minimo dalla cessione di Benatia, per un totale di 95 milioni di euro più 36 virtuali, che sono quelli del PPT di cui parlavamo. Fatto sta che sono 95 milioni di euro incassati e 210 milioni di euro spesi. Poi ripeto, non si fanno così queste cose, assolutamente questo è il modo sbagliato di farle, non prendete esempio da me, però volevo darvi un breve riepilogo di quello che è successo alla Juventus in questi anni. Secondo me è qualcosa anche di simpatico e di divertente. Quest'anno la Juve ha preso Ronaldo, però ha ceduto l'unico vero centravanti che aveva in rosa, cioè Gonzalo Higuain. Poi è arrivato Moise Kean, dobbiamo ancora capire che tipo di giocatore è, perché o è fortissimo o non si vede, come tutti i giocatori, almeno che non ti chiami Cristiano Ronaldo, Messi o vedremo chi altri sarà in futuro. Però la Juve si è ritrovata, se l'anno prima voleva costruire la squadra in un certo modo, a doversela inventare, perché Cristiano Ronaldo chiama un certo tipo di gioco e questo tipo di gioco abbiamo visto che con questa squadra non riesce a farlo, perché hai un centrocampo non troppo forte, non forte come quello di una volta, e perché è una squadra costruita non come dovevi costruirla l'anno prima o l'anno prima ancora, nel finale dell'anno prima ancora, ma su quello che il mercato ha offerto. Probabilmente questo è stato un grande limite di questa Juventus, che ricorda terribilmente, come dicevamo, quella del 2015-2016. In tutte e due le occasioni è stato fatto mercato così, per quello che passava il convento. C'era l'occasione, la si andava a prendere. Poi, come si mettevano in campo i giocatori, ci pensava Allegri. E adesso i tifosi vogliono la sua testa, ma non credo che sia tutta colpa sua. Probabilmente se si riuscisse a creare una squadra secondo i suoi dettami, secondo la sua logica, la Juventus credo che stia lavorando in questo, in virtù di questo. Anche Allegri è sempre riuscito a fare vedere delle belle squadre. Abbiamo visto del bel calcio anche con Allegri, è inutile negarlo, soprattutto il primo anno, quando si è inventato quel rombo che Conte non aveva mai utilizzato se non proprio in maniera diversa. Fatto sta che vedremo cosa ci riserverà il futuro, questo è stato quanto. La Juventus quindi ha speso il primo anno di Allegri 35, il secondo 130, il terzo 220, il quarto 120, il quinto 210, per un totale di 715 milioni di euro. E invece ha incassato il primo 15, il secondo 85, il terzo 180, il quarto 80, il quinto 95 e ci sono sempre quei 36 milioni virtuali del Pipita che girano, per un totale di quasi 450 milioni di euro. Quindi fate voi i vostri conti, la Juventus ha speso veramente veramente tanto e ha incassato sì tanto, ma non così tanto come quello che ha speso. Vorrei provare a mettervi anche qualche grafico, se ci riuscirò, qui insomma impressione, per provarvi a vedere le entrate e le uscite in questi anni di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. La cosa preoccupante che viene da vedere è chi è ancora in rosa da quelle campagne acquisti, quindi tutti i giocatori di cui abbiamo parlato fino adesso, andiamo a vedere chi è ancora in rosa al momento. Nel 2014-2015, quindi quelli comprati in quella sessione di calcio mercato, nessuno è in rosa, non c'è Evra, non c'è Coman, non c'è Pereira, non c'è Romolo, non c'è Morata, non c'è Sturaro, nessuno è di proprietà della Juventus. Nel 2015-2016, l'anno della rifondazione, sì, c'è ancora qualcuno per forza di cose, perché poi di grandi rifondazioni non ce ne sono state, vedremo un attimo.
Alessandro, Rugani, Cuadrado, Khedira, Dybala e Mandzukic, con Mandzukic, Khedira, Cuadrado e Alessandro che potrebbero essere giocatori sulla lista dei partenti, e con solamente Dybala e Rugani come giovani o comunque ancora giocatori non vecchi che possano dirla loro, ma anche loro, anche di loro si parla in chiave mercato. Quindi preoccupante che anche il mercato 2015-2016 potrebbe essere tutto in uscita in questo futuro calciomercato che vedremo in questi giorni. Nel 2016-17, cioè l'anno in cui è stato speso di più in assoluto, in rosa abbiamo soltanto Pjanic e Ken che veniva dal vivaio. Higuain e Piazza sono ancora di nostra proprietà, ma non sono giocatori che fanno parte della rosa della Juventus di quest'anno, e probabilmente anche loro sono in uscita, se non Piazza, che bisognerà vedere come riabilitarlo, come far continuare a credere a questo ragazzo, se riuscirà a continuarla. Molto molto sfortunato. 2017-2018, ovviamente siamo vicini nel tempo, abbiamo in rosa Pinsoglio, terzo portiere, Szczęsny, De Sciglio, Bernardeschi, Costa, Bentancur e Matuidi, per un totale di 15 giocatori in rosa nelle campagne acquisti del 2014-2015, in 15-16, 16-17, 17-18. In 4 campagne acquisti abbiamo mantenuto soltanto 15 giocatori in rosa, ovviamente esclusa l'ultima campagna acquisti, perché ovviamente tutti i giocatori che sono arrivati in questa fanno parte della rosa della Juventus attuale. Pre-2014-2015, quindi prima dell'arrivo di Allegri, in rosa della Juve attuale ce ne sono soltanto 2, perché tolto Bonucci, che è andato al Milan e poi è tornato, possiamo contare soltanto Chiellini e Barzagli. Quindi i 15 giocatori dei mercati che sono stati fatti in questi anni, più ovviamente quello dell'anno scorso che, ripeto, non lo contiamo, più Chiellini e Barzagli. Quindi l'ultimo mercato che è stato fatto, abbiamo Perin, Bonucci, Spinazzola, Cancelo, Emre Can, Ronaldo e Cáceres, per un totale di 7 rosa. Infatti la Juventus ha 15 più 2, 17, più 7, 24. Questa è la rosa della Juventus, di giocatori che non fanno parte della primavera, che non sono aggregati alla prima squadra. Però questo è quanto. L'ho letto tutto, vi ho detto tutto e mi sento veramente molto forte. Piccolo ragionamento finale sul video, perché mentre lo scrivevo mi rendevo conto che la Juve forse in chiave mercato è stata efficace nell'immediato, e non è stata brava a mantenerlo, nel senso che, ok, possiamo vedere anche magari dai grafici che c'è un trend, si parte da 35, si va a 130, queste sono ovviamente le spese della Juve, c'è un picco di 220 e poi si torna giù 120 e poi ancora in su 210. Ripeto, i soldi che arrivano dalla Champions sono importanti, anche se non la vinci, quindi alla Juve probabilmente conviene tenere Massimiliano Allegri anche per questo, perché Allegri ha dimostrato che in Champions va avanti. Quest'anno non siamo andati benissimo, questo è vero, ma probabilmente a livello di denari, anche dal fatto che c'è Cristiano Ronaldo in rosa, siamo stati messi bene, siamo andati bene. Abbiamo dovuto vendere dei giocatori giovani, importanti, che per il futuro avrebbero fatto comodo, specialmente adesso che secondo me c'è bisogno di un altro... di un'altra campagna acquisti basata sul rinnovamento generale della rosa, un po' come è accaduto nel 2015-2016. Ci sono diversi giocatori, proprio quelli che sono arrivati in quell'anno, che non fanno più parte della Juve del futuro per quanto mi riguarda, e che devono essere ceduti. Ci sono tanti giocatori anche arrivati nel 17-18 che erano, sembravano giocatori importanti e che invece non si sono confermati tali, e che vanno cambiati, vanno ceduti per avere sempre questo ricambio generazionale. Però bisogna riuscire a creare una base e poi far andare avanti quella base, perché della finale di Champions di Berlino e della finale di Champions di Cardiff non sono rimasti tanti giocatori, e non è logica questa cosa. Una grande squadra solitamente riparte sempre dagli stessi nomi, si appoggia sempre sugli stessi giocatori, e in questo momento, ve lo dico proprio dal profondo del mio cuore, io punterei tutto su Cristiano Ronaldo, costruirei una squadra intorno a Cristiano Ronaldo, andrei là, gli chiederei proprio come cazzo ti piace giocare, col 4-3-3? Bene, chi vuoi qua? Come facciamo? Un consiglio a chi è veramente forte, ma anche l'umiltà di Allegri di andare a Cristiano Ronaldo e dirgli: io non ho niente da insegnarti, o chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione, come vuoi giocare? Tu che ne hai vinte 5, tu che hai vinto 5 palloni d'oro, come vuoi giocare? Fammi capire, così facciamo il mercato intorno a questo. E secondo me qualcosa del genere si è mosso a Torino e faranno così, perché veramente bisogna iniziare a creare un nucleo e lasciare quello nel tempo. Bisogna creare qualcosa di giovane e che abbia la possibilità di crescere nel tempo. Da qui a 5-6 anni la Juve deve essere giovane e deve essere quella. Poi ovviamente ci sono dei giocatori come lo stesso Cristiano Ronaldo che sono a fine carriera e purtroppo dovranno essere cambiati. Però il mercato deve essere fatto in questa direzione.
chiedere all'allenatore come vuole giocare, perché magari l'allenatore si è confrontato con Cristiano Ronaldo, perché ovviamente lui che dovrà fare la differenza più di tutti gli altri, anche se rimane sempre un giocatore. La Juventus deve essere davanti a tutti, davanti all'allenatore, davanti al giocatore, davanti ai tifosi. E soprattutto dire: mister, come vuoi giocare? 4-3-3, 4-2-3-1, senza dovergli sempre imporre degli acquisti o delle cessioni, e poi dirgli: bene, questo è il materiale a tua disposizione, fai un po' come cazzo vuoi, poi vediamo che cosa fai.